Il rapporto che abbiamo presentato alle Camere poco prima dell'agosto di quest'anno è un rapporto che individua un paese nel 2021 in forte recupero in termini di crescita occupazionale e di crescita economica. Segnala tuttavia anche una frammentazione del mercato del lavoro in termini di occupazione, di precarietà e di bassi salari. Riportiamo un terzo di lavoratori che guadagnano sotto 1000 euro e riportiamo un 22%, che è un picco storico di lavoro a termine. Questi sono appunto problemi che riscontriamo rispetto anche a una transizione poi verso l'uscita dal mercato del lavoro, ovvero verso la pensione con redditi più bassi, sempre più bassi. Il fattore di novità, il fattore di investimento oggi offerto dal PNRR potrebbe essere, soprattutto al sud, soprattutto in queste città come Palermo, un volano per risolvere quei problemi strutturali che il nostro mercato del lavoro ha e che abbiamo riportato nel nostro rapporto. Per quanto riguarda alcuni aspetti che sono tipicamente purtroppo delle realtà del sud, cioè quelli assistenziali, sull'invalidità civile e sul reddito di cittadinanza abbiamo avuto una forte crescita. Questo, diciamo, nonostante una ripresa economica che però non ha visto colmare il gap rispetto all'anno precedente, quindi molto probabilmente la lettura è questa, cioè una crescita economica non sufficiente ad assorbire fette di povertà così ampie che si sono purtroppo confermate. Come si confermano sul mondo pensionistico, purtroppo una quota molto alta di pensioni ai superstiti, una quota che è quasi tripla rispetto alla media nazionale, e significa che complessivamente le pensioni in Sicilia sono più vecchie rispetto al resto del territorio, quindi con una proiezione per quanto riguarda il reddito, che sappiamo che in buona parte in Sicilia è coperto dal reddito dei pensionati, una prospettiva che sicuramente in qualche maniera rischia di diventare critica.